Il Pineto si avvicina a grandi passi alla salvezza. Pochi punti separano la squadra di Daniela Maulo dall'agognato traguardo. Al polisportivo di Civitanova Marche l'opportunità era particolarmente ghiotta e il Pineto non se l'è fatta scappare. Di contro c'era infatti una civitanovese ultima della classe e debilitata da pesanti problemi societari che hanno portato una decina di giocatori ad abbandonare nel corso dell'ultima settimana la squadra. Così, per allestire l'11 da mettere in campo, il tecnico Scoponi, da due domeniche in carica al posto di Cevoli, ha dovuto attingere a piene mani dalla Juniores, in distinta, solo under. A Maulo è privo dello squalificato cacciatore e conferma quasi per intero l'11 che ha battuto il San Marino. L'unica novità è la maglia da titolare per il match winner di 7 giorni prima, Ganci, preferito a Palumbo. Nonostante la crisi societaria, la tifoseria organizzata di casa non fa mancare il sostegno ai giovani della Civitanovese, ma il divario in campo è evidente. Al 14esimo serve tutta la bravura dell'estremo marchigiano Busato per neutralizzare i tentativi a raffica di Ciarceluti prima e Pisani poi. È il preludio al vantaggio del Pineto che arriva al 20esimo. Proietti mette dentro e Domenella, nel tentativo di anticipare Esposito, di testa gonfia la propria porta. Il Pineto continua a menare le danze, anche se dopo la mezz'ora a Catullo di forza va a prendersi un pallone che recapita a Marengo, il quale non riesce a finalizzare. Al 36esimo però il Pineto mette in ghiaccio la partita con la punizione di Massimo Ganci, che evidentemente ha il destro caldissimo e dopo la prodezza da 3 punti col San Marino concede il bis anche al polisportivo. 0-2 ed è il risultato con cui si va all'intervallo. Nella ripresa ancora è solo Pineto, al quarto il solito Ciarceluti molto intraprendente impegna severamente Busato. Il terzo gol arriva e bisogna attendere il 25esimo della seconda frazione. La firma è quella di Roberto Stacchiotti, difensore col vizio del gol al 5° centro stagionale, suo lo stacco vincente sulla punizione calciata da Ganci. Dopo 2 minuti palla gol anche per Esposito, che va vicino alla quarta marcatura pinetese, ma il risultato non cambierà fino alla fine. Il Pineto passa 3-0 e salvezza dunque quasi al sicuro per la squadra del presidente Brocco, che ha guadagnato punti su tutta la zona pericolosa mettendola a distanza di sicurezza. Pineto che ha ancora il turno di riposo da osservare e quindi solo 4 partite da giocare, come Castelfidardo, Jesina e Alfonsine.